diretta, Brasile, nel senso ti scrivo, ti ho detto, oh, vieni in diretta, parliamo, perché comunque io ti devo dire la verità, come personaggio io ti stimo un sacco, cioè a me mi fai morire dalle risate. Poi nel senso, quando entriamo insieme in diretta, la gente si diverte, cioè io sono contento, capito? No, sono veramente contento. Ma se entri con me o entri con un altro, cioè, nei miei confronti, nei tuoi confronti da parte mia, c'è, cioè, rispetto. Ma cioè, no, cioè, ma io ti ringrazio. Ti volevo dire un'altra cosa che era molto importante. Siccome adesso tu stai hype da morire, non regalare i follower, non regalare i follower alla gente, non far entrare gli scrausi, non far entrare con quelli morti dei follower. Non sto scherzando, da lì. Ah, è vero. Non fare entrare quelli che tanto ormai, siccome sanno che tu vai forte, te stanno pure chi non ti conosce, che ti ha mano sentito nominare, vorrebbe entrare in diretta con te a sottarti a qua. Non regalare i follower a nessuno. Io te l'ho consiglio. Siete gli stretti, perché tu per davvero ti sei guadagnati e pure rischiati. Tu è come se ogni volta andavi a entrare a fare una rapina, oltre che ti sei guadagnati. Tu ti sei pure rischiati, ma non so scherzare. No, no, è vero. Ma mi sono venuti sotto casa più di una volta, comunque è vero, cioè nel senso ci stanno le prove, ci stanno i video su YouTube. Effettivamente ci sono stati qualche problema, poi si è risolto tutto, perché se è tutto bene ciò che finisce bene. E lo sai come si dice a Roma? C'è stava una cantante che faceva parole. Purtroppo è così. Allora, io ti spiego il mio personaggio qual è. Io stato, ho fatta per davvero, ho fatta pure parecchi anni. Mo che succede? Succede che mi sono ritrovato con questo profilo e io mi sono buttato proprio a sponsorizzare, comunque a dare consigli a chi ne ha bisogno, a fare del bene a chi ne ha bisogno. Io mi sono inventato un lavoro, fratelli, ti dico la verità, e sta andando anche piuttosto bene. Ovviamente meglio di stare per strada. Dai, è Brasile, è il numero uno a Brasile. Ma te c'è la stima mia, ma che stai giocando? Io ho fatto so contento. È certo. Ma guarda, una vita di strada prendi, riesci a cambiare la vita così, è un'altra cosa. Cioè, pure io vedere la gente che mi supporta e tutto quanto, che devo smettere di fare quello che avevo fatto, ne so veramente pieno, perché io comunque sia... Dalla strada ci sono stato, poi sono finito pure a pulire i cessi, capito? Nei palestre un po' a fare la vita utile. Quindi comunque sia... La mia paura nei tuoi confronti, perché la gente ormai ti vede in un determinato modo, no? Secondo me, se tu cambiassi personaggio, tra virgolette, io ho paura che... No. Perché ridi? Perché lo sa pure te, no? No, a me è da ridere, vabbè. Dimmi. No, per le cose mie, io sono mezzo matto, parlo... Dimmi. No, niente, stavo pensando a quello, capito come? Vabbè, mica l'infamità, Comunque, vabbè, io... Dico mica l'infamità, ma... Non c'avevo manco una casa, capito? Non c'avevo niente, poi capito? Passare il mocio per terra, mica l'infamità. No, che figura, mia madre ha fatto pena vita per